Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo qui oggi per parlare un po' di Age of Mythology Returned, perché ieri è uscito, ieri intendo il 9 giugno, io sto registrando questo video il 10 giugno, è uscito un trailer, che a quanto pare c'è il game engine footage, quindi vedremo il motore di gioco. Sono molto curioso di rivederlo, perché io già l'ho visto ovviamente, però lo voglio rivedere perché voglio poi parlarvi di un paio di cose, pure più di un paio. Io l'ho già preso, ho preso già il gioco su Steam, che lo potete preordinare. Le mie aspettative sono molto alte e quindi non perdiamo tempo. We return to you now as the gods of mankind. Rulers of the Greeks and the Norse, the Egyptians and the Atlanteans. We created mankind to fight for our glory. So rise and wield my wrath. Command beastly chaos. Rain down destruction. Unleash our fury. Worship me. Claim my power. And legend will be yours. Allora, mamma mia. Allora, ragazzi, c'è un bel po' di cui parlare perché iniziamo subito col dire che i portrait sono magnifici. È ovvio che io sono negatissimo a quelli vecchi perché io ho una Collector's Edition. I vecchi portrait sono fenomenali, resistono ancora adesso il tempo, sono ancora usati, sono davvero unici. Ma questi nuovi devo dire che mi piacciono parecchio. Notiamo subito Zeus con, come si chiama? La Meraviglia, che è il tempio di Zeus, Acanthos con Aiace, con un esercito fatto da due minotauri. Opniti, Toxotes e la catapulta. Ecco, la catapulta è una cosa che avrei fatto in modo diverso. Cioè, io non avrei lasciato così la catapulta, ma ci avrei aggiunto due uomini a catena che la trasportavano, tipo una rete trasportabile. Perché secondo me faceva più bella figura, ma va benissimo così. Poi c'è una sentinella. Il tempio, le torri, le case, il centro città con queste staccionate che delimitano la zona, torri d'osservazione, no, in questo caso dovrebbero essere torri di guardia, o sono d'osservazione queste? Non riesco a capire da qua, una fortezza, siamo in età mitica, e c'è sto santuario che è molto interessante, e poi questo mi pare un'area da tiro. Continuiamo. Allora, questi non so se sono due catascopos, ho due Hippicon, ma vabbè, sti cazzi, non è un problema. Ah, aspetta un attimo. Una Aeponis, no, come cazzo si chiama? No, questo dovrebbe essere forse una, no, campo da tiro come questo. Toxotes, una macchina da sedi, un granaio, una caserma laggiù. E questi sono arti opniti. Tu chi sei? Boh. Andiamo avanti. Allora, barcacce, quindi nordici, i Kraken.
Il mare è fatto molto bene, mi piace parecchio, molto. Questa è una meraviglia di non mi ricordo quale dio. Chi è questo? Potrebbe essere Loki, effettivamente. Sì, Loki, sì, sì. Sì, questo è di Loki. Allora, qua io noto, vabbè, innanzitutto una bellissima flotta nordica, con le barcacce, queste qua dietro dovrebbero essere le navi d'assedio nordiche, i Kraken. La statua fatta così, del dio principale, che se si potesse costruire non sarebbe una cattiva idea, pure giusto due o tre limitate. Centro città, fucina dei dwarf, quindi già più particolare, perché che lo sappia Loki non ha proprio questa, ma c'è una fucina normale, armeria normale. Quello che mi colpisce è questo porto, questi due, e poi c'è questo che dovrebbe essere un cantiere navale, quindi io presumo che abbiano aggiunto questo edificio, caserma, fortino, e poi c'è questo edificio che non ho la più pallida idea, cioè nelle versioni alfa e beta questo edificio dovrebbe essere una long house, una casa degli Yarn, ma io gli Yarn che io sapevo li fanno nel fortino, quindi non lo so ancora precisamente. Questa è un'altra caserma, casa, il carro dei buoi, insomma questo Yufsak, i pedoni, Atlanta che diciamo che prega al tempio di Zeus, questo è il tempio degli dei, che è un edificio che non può essere costruito, esiste solo in determinate missioni e nell'editor. Se poi si potesse costruire non sarebbe male. Le montagne sono particolari, hanno messo la foschia per non far vedere il fondo della mappa, carino. Questi sarebbero Hippicon o gli Eratori, ragazzi si chiamano, che sono le unità però di Poseidone che escono dalla fortezza, perché ogni dio greco nella fortezza può uscire una determinata unità. Zeus può uscire i Mirmidoni, Poseidone gli Eratori, non mi ricordo il nome mai, e poi Ade fa uscire i Gastrapetes. Comunque noto anche i centauri, l'idra, il colosso, il pegaso, un cavallo di Troia, gli oppridi, quelli sono i mirmidoni effettivamente. Allora questi sono, aspettate, questi sono l'unità speciale di Poseidone e questi sono mi pare gli Hippicon. Sì. Mi piace molto come è costruita sta città, molto carina, il tempio di Zeus lì, su un'isola, su un isolotto come colonne, alcune navi, quindi. Ah, allora, gigante della montagna, questo è Odino, potete vedere una lancia con il corvo, i Rainier, il terrore dei giganti. Anche loro c'è una fucina dei dwarf, cosa che non capisco bene, cioè nel senso sì, vabbè, questo è per fare la città, cioè, nel senso. Questo è un altro tipo di fucina che puoi avere, il tempio, il fortino, le navi. Questi chi sono? Non riesco a capire. Egizi. Gli Egizi. La fortezza Migdom. I templi. Questa è Iside, quindi c'è una sua meraviglia. Poi c'è il tempio di Osiride. Questo è il fiume Nilo. Molto bellino come cosa. Questo non so cosa sia. Questo edificio non so cosa sia, non mi ricordo se era una meraviglia o meno, mi pare di no, quindi presumo che ci sia un edificio nuovo per ogni civiltà, un mercato, catapulta, sfingi, vendicatore, poi cammellate, gli Anubiti, uomo scorpione, gli Atlantidei, allora, rivediamo un attimo gli Atlantidei, qui sono gli Egizi, Atlantidei. Giro dell'economia, caserme, torre degli specchi, diciamo che qua è abbastanza normale il tutto. Cos'è questo? Che cazzo è quello? Aspettate un attimo. Che
cazzo è questa roba? Vabbè, non lo so. Allora, o sono i tumori con Tarius. Diciamo che questo è Crono, quindi molto. Mi piace come è fatto. Mi piace molto. Suggestivo, molto, molto interessante. Gli Arcus in chiaroballista contro i giganti del fuoco nordici. Qua si vede già una cosa, che è praticamente quella che è una missione della campagna principale. Non vi dico quale. Vedere questo la prima volta mi ha colpito molto, perché io sono, come sapete, ben legato a questo gioco. La campagna la conosco benissimo. E vedere questa scena è molto bella. Allora, qua abbiamo una statua di Poseidone, il colosso, gli oppugni di Toxotes. Qui si dovrebbero essere i Minotauri. Aspettate un attimo, torniamo un attimo indietro. Non in Emeo, Minotauri, i nostri uomini che combattono. Abbiamo una schermaglia greci ed egizi come mummie. Non mi ricordo il nome di questi, mi scordo sempre. Arcieri con su Biga, insomma. Abbiamo un bel po' di roba molto interessante, veramente veramente bello. Vabbè, tralasciando i poteri divini, ma guardate una cosa in particolare. Giustamente nel gioco base, quando un'unità d'assedio ha poca vita, non viene danneggiata visivamente, graficamente. Cioè, qua hanno fatto anche questo. Cioè, vedere le torri d'assedio, le macchine d'assedio bruciare nel mente che vanno all'attacco è bellissimo. Cioè, che gli vuoi dire? Ma che gli vuoi dire? Sti fulmini così sono particolari, molto particolari. Mi piace molto come cosa. Il Nidhogg ha una cosa interessante, perché il Nidhogg alla fine ce l'ha questo potere, questo attacco secondario che viene, questo attacco speciale che viene dopo 8 secondi, ma qua mi è migliorato tantissimo. A parte che la distruzione degli edifici è davvero bella, quindi mi piace molto come è fatta. Ma poi le meteore, guardate come vanno le meteore. Questo è il terremoto e ragazzi, questo è game footage. In game footage, cioè questo è quello che vedremo in game. Aiuto, aiutatemi. Questo cargo non me l'aspettavo di vedere. Questo è bellissimo. Cioè, sta scena ad esempio è bellissima. Questa è un'implosione. Il potere Atlantideo. No, aspetta. Questo è qua. In Titano Ra, in questo caso è il Titano, ben Dio Ra, che scende sulla terra e lo usi com'è. Questo è Titano della distruzione, che si chiama Perse. Continuiamo. Le Meduse, i giganti Eka, con gli automi dietro, e funziona nell'abbondanza. Molto. Ecco, questa è una cosa che non capisco, perché io non so se qua la medusa l'abbiano sempre lasciata che pietrifica una unità o vanno a raggio. Io credo che sia una unità qua. Però vedete che tutte e quattro si pietrificano, vuol dire che o hanno fatto a trigger, nel senso che medusa attacca gigante, fatto per quattro volte nell'editor, oppure hanno fatto ad area. Se lo fanno ad area, però rompono il gioco, quindi io spero che l'abbiano fatto ad unità singola. Questa è una unità che mi piace di meno, perché non umano, non umanoide, perché costui io so chi è, nel senso che io so questa scena, me la ricordo come le mie tasche. Il punto è che nel gioco base non è manco bruttissimo in realtà, perché è una forma più d'argilla,
Qua è più un misto tra magma, lava e non lo so, non è che mi garba proprio tantissimissimo, però devo dire che alla fine ci può anche stare. Però tipo i golem figli di, vabbè, lo dico, di Prometeo, non è che mi piacciono più di tanto, questi ad esempio non mi piacciono per niente. Cioè, ecco, allora, mi piace tutto. Beh, aspetta, ma sto titano qua non lo so, questo è l'unico assieme ai golem che non mi convince più di tanto. Poi in gioco poi mi crederò sicuramente, ma ad oggi non è che mi dice tantissimo. E qua invece andiamo su un pezzo bellissimo che è Cerbero. Cioè Cerbero è fatto da Dio, bellissimo. Cerbero è fatto veramente bene. Veramente bello. Molto bello, veramente bello. Allora, le mie considerazioni sono che molto positive innanzitutto. Ovviamente vi devo confermare il fatto che, come dice anche in video, a settembre, 4 settembre 2024 esce il gioco non solo su PC ma anche con il Game Pass e su Xbox, e se lo preordinate voi avete 7 giorni di accesso anticipato per la edizione premium che io ho comprato, che è questa qua. L'edizione premium di Age of Mythology Retold ti offre accesso anticipato di una settimana e pacchetto nuove divinità disponibili con la Premium Edition e il Premium Upgrade, che sul Premium Upgrade però io non lo trovo, io trovo solo queste due, ma vabbè. Poi il pacchetto nuove divinità è un'esclusiva a tempo limitato, ma potrebbe essere disponibile con offerte future, quindi potrei provare una cosa inedita, e quindi io ho preso. Acquista la Premium Edition o il Premium Upgrade entro il 27 agosto 24 per ottenere l'accesso di 7 giorni. Le espansioni 1 e 2 saranno disponibili non appena pubblicate. Io mo voglio capire una cosa, perché se il gioco base mi dà, come dice qui, dove sta, 50 missioni, che sono le 32 della prima campagna, le 12 della campagna di Castore, nel senso degli Atlantidei, e siamo già a 44. Poi cosa mi dai dopo? La campagna del Vengo d'Oro di Iti e Brock, con le 4 missioni assieme al tutorial, e in totale facciamo 50 missioni. Quindi già qua 50 missioni, molto interessante, perché le prime due grandi campagne sicuro ci sono, qua ne sono anche due, il tutorial e quest'altra. E quindi la cosa importante, italiano, interfaccia, voce e sottotitoli, cioè è supportato in italiano, ragazzi, non so se mi spiego. Non è così frequente, ecco. Poi New Gods Pack Freyr, e quindi tu mi stai dando l'opportunità di giocare Freyr, molto interessante. Legacy Deity Portraits Pack, quindi penso che siano le immagini. Espansione 1 e 2, cioè sto fatto di queste due espansioni, tu mi dai, sono molto curioso, mi dai opportunità incredibili, sono molto curioso, veramente curioso. Io l'ho preordinato e quindi va bene così. Lo dissero 5 anni fa, pure 4, dissero che non si sono mai dimenticati di Age of Mythology, e vedere questo mi fa essere molto felice, perché Age of Mythology è un gioco che merita di essere
giocato, vissuto, tu puoi apprendere non so quante nozioni dai giochi mitologici. Cioè, la mia passione per la storia, la mitologia, anche gli stessi videogiochi, viene grazie a questo gioco. Diciamo che Age of Mythology mi ha formato parecchio. E vedere Age of Mythology di nuovo in pompa magna, adesso, per le nuove generazioni di giocatori RTS, fa ben sperare. Soprattutto perché è in italiano completo, e quindi un vantaggio in più. Quante cose potrei dire qua che non le posso dire perché vi spoilerei veramente tutto. Le rovine mi piacciono. Le rovine sono fatte molto bene. Il fuoco mi piace. Il fuoco, non lo so, un po' ambiguo, questo fatto che c'è questo cerchio attorno quando prende l'unità. Però, vabbè, va bene lo stesso. Io spero che il santuario venga utilizzato. E va bene, ragazzi, il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa è stata un'analisi di Tensoro del trailer, ma anche di queste foto. Come vi ho detto, il gioco esce il 4 settembre 24, potete preordinarlo a 42,50, oppure comprarvi l'edizione standard a 30 euro, oppure se avete il Game Pass lo potete giocare gratuitamente non solo su PC ma anche su Xbox. Io mi sono concentrato più sui giochi mitologici perché in pochi ne hanno parlato. E non ha senso che io parli di Call of Duty Black Ops 6, Metal Gear Solid Delta, che sarebbe il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, o Fable, o Dragon Age, Vanguard, come si chiama. Per questo genere di giochi c'è Falcon Arrow, e quindi io consiglio sempre uno, perché è quello che seguo anche, quindi vabbè. Tralasciando ciò, a me l'importante è Age of Mythology, quindi ragazzi, il video finisce qui. Noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.